Bella storia è il titolo dell'iniziativa giunta alla terza edizione che si è svolta nel quartiere di Sant'Orso per festeggiare Halloween, un appuntamento per unire più generazioni e trasmettere un messaggio di spensieratezza. Ricchissimo il programma con un laboratorio manuale, il trucca bimbi, una merenda da paura e un laboratorio stregato, solo per elencarne alcuni, seguiti da tante altre iniziative divertenti e originali, come per esempio la caccia al tesoro e i tour al boschetto della paura. Grande novità dell'anno la proiezione sotto le stelle del film Incanto della Disney. Una giornata emozionante, allegra e tranquilla che ha vissuto Sant'Orso in piena sicurezza. La risposta dei fanesi è stata importante. Tante persone provenienti da varie zone di Fano hanno partecipato divertendosi. Una grande partecipazione non solo del quartiere ma della città. Questa è diventata veramente una storia bella, piacevole, di dolcetto e scherzetto, ma anche con, diciamo, una forte lena di creatività. I bambini sono qui per portarsi a casa degli oggetti, i bambini sono qui per divertirsi con le famiglie. I bambini e i genitori sono qui per creare e non distruggere più quello che in passato fu danneggiato in questo quartiere. C'è un bellissimo presidio anche di tutto quello che è la protezione civile, la polizia locale, il commissariato, sono tutti in movimento proprio per presidiare i varchi di questa bella festa e mantenerli in sicurezza, per cui veramente siamo fortemente soddisfatti perché c'è un coinvolgimento di tante associazioni che si sono rese disponibili proprio per far giocare, per creare dei laboratori, ma nello stesso tempo anche per restituire il senso di comunità che è alla base della nostra vita. Con Halloween di quest'anno dimostriamo per il terzo anno consecutivo che è possibile cambiare narrazione, lo si può fare rispetto ai fatti spiacevoli accaduti qualche anno fa e lo si può fare mettendo insieme tante associazioni, valorizzando il protagonismo dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie e soprattutto puntando su un elemento fondamentale, l'umorismo, l'ironia. Grazie a questi elementi si può davvero trovare una condivisione e un senso di comunità. Per il terzo anno anche l'Azione Cattolica Parrocchiale con l'oratorio ha voluto prendere parte a questo che è un bel evento, una bella storia del quartiere. Per i bambini, per le famiglie che sono le stesse che frequentano la parrocchia, che è una cosa unica con il quartiere, quindi era difficile non esserci, anzi era impossibile non esserci in questa che è sicuramente una bella storia.